Il Salone Off, presentato al Grattacielo Intesa San Paolo, prende il via anche quest'anno. Si parte da Alieni, il centenario della morte di Guido Gozzano, il 14 maggio, con la presentazione del libro Guido Gozzano, dalle golose al Meleto. Il calendario però è fitto, c'è Mimmo Candito a Candiolo che con Marinella Venegoni racconta le sue guerre, in particolare contro il cancro. Andrea Vitali e poi Giuseppe Culicchi a Chieri, Giancarlo De Cataldo a Moncaglieri, Filippo Laporta a Nicolino, Clara Sanchez a Settimo Torinese, Marcello Fois a Susa. Sono solo alcuni dei nomi che prenderanno parte nei comuni della città metropolitana al Salone Off, quel salone del libro diffuso nato dall'intuizione di portare libri, autori e spettacoli fuori dai padiglioni fieristici del Lingotto e che quest'anno giunge alla sua 13ª edizione. Dal 14 al 16 maggio una miriade variegata di eventi, non solo presentazioni di libri ma premiazioni e ancora tavole rotonde, lectio magistralis, laboratori e letture. Speriamo nei prossimi anni di allargare sempre di più questo bacino, le potenzialità sono enormi, c'è una grande fame di cultura e le persone con cui ho la fortuna di lavorare sono persone entusiaste e quindi penso e credo che questo, che è un piccolo passo, un piccolo step, e credo ci possa dare il là per crescere negli anni a venire e speriamo insomma. L'idea di portare il Salone Off fuori dallo stretto ambito urbano, territoriale di Torino è uno degli obiettivi che il Salone si sta dando e speriamo davvero di proseguire su questa strada. Anche quest'anno la città metropolitana ha deciso di dare il proprio contributo rispetto all'organizzazione del Salone Off del Salone del Libro. Perché? Perché il Salone del Libro da anni ormai caratterizza la storia della nostra città ed è un evento culturale di elevatissima qualità ed è anche un'offerta turistica che si propone sul nostro territorio e al nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di creare rete col Comune di Torino, con le circoscrizioni, con la fondazione del libro, essere anche noi parte di questo sistema di cultura. Vogliamo portare le proposte di altissimo livello della fondazione del libro sul territorio metropolitano. Abbiamo coinvolto 10 città, si partirà con la tappa di Alie prendendo occasione da quello che è il centenario della morte di Gozzano e da lì lo portiamo su altri 9 comuni del territorio metropolitano.